La Commissione europea ha messo a punto un pacchetto di aiuti a favore dell'Ucraina del valore di almeno 11 miliardi di euro per i prossimi 2 anni. Ad annunciarlo il presidente dell'esecutivo UE Barroso, come contributo al vertice dei capi di Stato e di Governo in programma domani a Bruxelles. Barroso ha sottolineato che gli aiuti sono concepiti per sostenere un governo ucraino impegnato, inclusivo e riformatore. Il pacchetto comprende 1,6 miliardi di prestiti e 1,4 miliardi di garanzie dall'Unione Europea, oltre a 3 miliardi di crediti dalla Banca Europea per gli investimenti. Inoltre, ha spiegato Barroso, la Commissione conta di sbloccare altri 5 miliardi di euro attraverso la Banca Europea per la ricostruzione e lo sviluppo. In aggiunta mobiliterà 250 milioni di euro di fondi per la politica di vicinato in modo da raccogliere 3,5 miliardi di prestiti. Per coordinare gli sforzi della comunità internazionale a sostegno di Kiev, la Commissione propone la creazione di una piattaforma speciale di coordinamento dei donatori, che la UE è pronta a ospitare, ha detto Barroso. Come valuta l'impegno economico offerto da Bruxelles al nuovo governo di Kiev? Ma mi pare una risposta molto adeguata, generosa, importante. Teniamo conto che il fabbisogno finanziario dell'Ucraina oggi supera i 15 miliardi e quindi dare come Unione Europea oltre 10 miliardi mi sembra una risposta veramente importante, all'altezza del ruolo che l'Unione Europea deve svolgere. Certamente a questa somma si aggiungerà una cifra che metterà a disposizione il Fondo Monetario Internazionale e poi ci saranno altri partner. È assolutamente indispensabile non far mancare in questo momento così delicato il nostro supporto economico e finanziario ad una nazione così importante nel contesto geopolitico europeo e mondiale.